Benvenuti e benvenute al 165esimo mercoledì di Nexa, che oggi si intitola Oggetti buoni, progettare tecnologie per i valori umani e sarà tenuto da Steven Umbrello, che è il direttore dell'Institute for Ethics and Emerging Technologies di Boston, ma è anche un collega dell'Università di Torino. Il titolo di questo seminario di oggi è praticamente il titolo dell'ultimo libro che ha scritto Steven, che si intitola Oggetti buoni per una tecnologia sensibile ai valori, e oggi quindi discuteremo un po' dei contenuti di quest'opera. Ma prima di farlo, siamo soliti qui al Centro Nexa fare un giro di tavolo, in modo tale che il nostro relatore sappia con chi sta parlando. E quindi mi presento innanzitutto io, sono Antonio Sant'Angelo, sono un Senior Research Fellow del Centro Nexa e insegno semiotica delle culture digitali all'Università di Torino, dove sono professore associato nel Dipartimento di Filosofia. Prego, Maurizio. Io sono Maurizio Borghi, sono il co-direttore del Centro Nexa, faccio parte del Dipartimento di Giurisprudenza, mi occupo di diritto della proprietà intellettuale e diritto di Internet. Antonio Vitrò, ci conosciamo per gli scambi sul Value Sensitive Design, sono ingegnere, ricercatore presso questo Dipartimento di automatica e informatica, ovviamente faccio parte del Centro Nexa da numerosi anni. Mi occupo, oltre di questioni tecniche di qualità dei dati del software, anche di etica e tecnologia e di analisi critica delle tecnologie digitali. Io sono Anita Botta e mi occupo della comunicazione del Centro Nexa e ho collaborato e studiato con Antonio, diciamo, nell'ambito della semiotica. Sono Alessio Rocchi, sono l'amministratore delegato dell'Instituto di Torino, che è una realtà universitaria, piccola realtà universitaria, che presenta sul territorio, peraltro convenzionata anche con il Politecnico. E, oltre ad essere amministratore delegato, sono professore aggregato di pedagogia e tengo un corso che si intitola Pedagogia, Internet e Tecnologie Digitali. Cerchiamo di portare a conguaglio un po' aspetti più umanistici ed educativi con il tema delle tecnologie. E quindi diciamo, il tema è assolutamente corretto. Io sono Jacopo Ciani, sono ricercatore al Dipartimento di Giurisprudenza di questa università a Torino e niente, sono interessato al design giuridico applicato in particolare alla rivoluzione verde e sostenibilità e quindi sono molto interessato ad ascoltare questo seminario di oggi. Io sono Giacomo Conti, anche io giurista, project manager qui al Centro Nexa. Ciao a tutti e tutti. Io sono Cristina Voto, io sono umanista, però sono una fellow di questo centro e mi occupo di semiotica anch'io come Antonio, infatti lavoro a UNITO, all'Università di Torino, scusa. Sono un'assegnista di ricerca al Dipartimento di Filosofia, Scienze dell'Educazione e mi occupo appunto di semiotica e tecnologia nell'intersezione tra genere e arti. Dietro di te c'è il nostro direttore. Ciao, sono Martin, co-direttore del Centro Nexa. Infine. Giovanni Garifo e team manager del Centro Nexa. Benissimo, allora Steven, sai qual è il format, diciamo, di questi seminari, quindi ti lasciamo spazio per introdurre i tuoi temi al massimo per un'ora, dopodiché l'altra ora la dedicheremo a discutere con te. Va bene. Allora, come avete già sentito, io mi occupo principalmente, sono filosofo, in primis. Allora, ho studiato, così sai un po' del mio background che ci aiuta anche a capire il mio approccio. Allora, sono principalmente filosofo analitico, visto che vengo dall'ambiente americano, sono canadese, allora principalmente studio filosofia analitica, ma ho studiato anche STS, Science and Technology Studies, allora un po' più interdisciplinario, riguardando la tecnologia, antropologia, sociologia della tecnologia. E qua a Torino, dopo che ho conseguito il mio dottorato di ricerca, che è stato su come possiamo progettare
le tecnologie per i valori umani, principalmente le tecnologie militari, gli armi autonomi, usando un approccio molto specifico, value sensor design, che forse riesco a accennare. Oggi questo approccio che Antonio ha già accennato, un po' value sensor design. E allora ultimamente ho pubblicato un piccolo libro che si chiama Oggetti Buoni, che se ricordo bene è il primo libro sulla tematica di value sensor design specificamente in italiano. Principalmente questo è un approccio che già ha una storia da intorno a 30 anni, ma principalmente nel mondo inglese, quasi esclusivamente nel mondo olandese. Possiamo anche parlare un po' di questo ambito e perché. Allora, già danni. Cosa in alto a destra sono due palline. Dove? In alto a destra? Sì. No. Schermo intero. Ok. No? Allora in alto a destra sotto. No, questo. Poi in alto a destra. Ok. Scusate. Sì, ho toccato enter, va bene. Allora, iniziamo con le basi. Allora, ovviamente sappiamo tutti qua, sicuramente nel passato, questo è il 165esimo, no? Allora, avete già parlato dei benefici dell'innovazione in generale. Abbiamo ovviamente il supercomputer nei nostri mani, abbiamo l'acqua pulita, tanti prendono questo per garantito, dei farmaci e le nostre aspettative di vita sono aumentate notevolmente, particolarmente negli ultimi 200 anni. Abbiamo sollevato oltre il 90% delle persone che erano nella povertà assoluta, adesso fuori dalla povertà assoluta, ovviamente c'è ancora la povertà relativa. Ma non vuol dire che la tecnologia è bene in sé. Possiamo dire che le tecnologie portano delle conseguenze, dei risultati buoni, ma non è bene in sé. Ovviamente abbiamo per esempio il DDT, o dell'amianto, che una volta è stato considerato un'innovazione, anche quasi un miracolo, ma sappiamo adesso che DDT è velenoso, è asbestos, Palazzo Nuovo, per esempio, stanno facendo un bel po' di lavori per togliere quell'amianto che nel passato è stato un'innovazione. Allora, vale chiedere, la tecnologia è buona? Guardando adesso abbiamo tante sfide ancora a livello globale, anche che abbiamo sollevato tante persone dalla povertà, ancora abbiamo problematiche nel mondo, l'acqua pulita per esempio, adesso stiamo parlando di energia sostenibile, ultimamente negli ultimi anni dall'inizio di alcune guerre in Europa, stiamo parlando di varie altre fonti di energia per noi stessi. E allora c'è anche questa cosa nelle nuove tecnologie della salute. Stiamo guardando come alcuni robot della cura, per esempio, possono non solo sostituire, ma anche aumentare le nostre capacità, amplificare le nostre capacità nei vari settori. Quelli che hanno perso l'udito possono riprenderlo grazie a alcune tecnologie e anche alcune protesi che possono aiutare le persone che, diciamo, primo non potevano avere, diciamo, erano limitati a livello di accessibilità. E allora, che significa questo? La tecnologia, almeno nel mio approccio, nell'approccio che è stato ricercato, particolarmente negli ultimi 30 anni, nell'etica della tecnologia, nella filosofia della tecnologia, è questo concetto che la tecnologia è neutra, è solo un strumento. E allora possiamo guardare questa immagine qua. Questo si chiama la Porta dell'Umiltà. È una porta a una cattedrale, una vecchia chiesa in Betlemme, e si chiama la Porta dell'Umiltà perché è così bassa quell'ingresso lì che ti devi inchinare per entrare. Allora lo chiamano la Porta dell'Umiltà, perché ti devi inchinare. Ma non è stato fatto, non è stato progettato per, diciamo, aumentare l'umiltà di quelli che vogliono entrare. Questo è un feature di sicurezza. Se guardate bene, c'è l'arco sopra. Quello è stato l'ingresso originale. L'hanno chiuso, l'hanno ristretto un pochino per difendere la chiesa, la sua ricchezza dentro, dai ladri che vengono sul cavallo. Cavalcando sul cavallo potevano entrare, rubare e uscire, diciamo, abbastanza velocemente. Questo deve impedire quella cosa lì. Allora, questo, come la tecnologia può incarnare, tra virgolette, alcuni valori, in questo caso la sicurezza.
Forse avete visto questo, sicuramente uno nel passato ha mostrato questa cosa, sarebbe impossibile se da 165 persone io sono il primo, sicuramente no. Conosciamo. Sì, allora, conoscete bene, ma lo spiego lo stesso. Allora, ovviamente noterete qualcosa particolare di questa cavalcavia, è abbastanza basso e infatti è molto strano che quel tir è sul lato, per... direi che ora devono sapere che non si può passare sotto lì, ma questa è una cavalcavia che è come un recinto su Long Island, New York. Questo è... ci sono un bel po' che rimangono di queste cavalcavie, sono state progettate all'inizio del XX secolo dalla progettista Robert Moses, come progettista di New York, incaricato della struttura della città. Langdon Winner, un studioso che ormai è in pensione, ha scritto un famosissimo articolo che si chiama Gli artefatti hanno la politica, in cui lui sostiene che Robert Moses, il progettista, ha progettato questi cavalcavie a posto molto molto bassi, l'ha fatto apposta. Perché? Perché sui confini di Long Island, sulla costiera di Long Island, New York, ci sono questi spiaggi molto pregiati. E lui, essendo un razzista, voleva progettare queste cavalcavie abbastanza basse, perché all'inizio del XX secolo le persone che abitavano in città, che volevano raggiungere quegli spiaggi lì, particolarmente se provenivano da una classe socio-economica molto bassa, per esempio i neri, all'inizio del XX secolo, non potevano raggiungere le spiagge senza i mezzi pubblici a quell'epoca erano troppo alti. Allora non potevano sorpassare sotto. Lui ha pensato: come posso impedire le persone che non voglio accedere alle mie spiagge di accedere? E lui ha progettato queste tecnologie molto basse. Ma la cosa strana è che anche che questa tecnologia molto bassa, le cavalcavie, ancora esistono. Le persone adesso, che una volta non potevano raggiungere quegli spiagge, adesso riescono, perché altre tecnologie cambiano. Per esempio l'accessibilità delle macchine, delle autovetture, che adesso sono molto ridotte in costo relativamente all'inizio del XX secolo. Adesso sono molto più accessibili. Allora, un'altra tecnologia ha aiutato di andare oltre uno più vecchio, questo qua. Adesso, quello era un articolo pubblicato nel 1980. Adesso sappiamo che le tecnologie più moderne possono incarnare anche dei valori, non solo questi da basse tecnologie come la porta di umidità o delle cavalcavie che sono intorno a New York, ma anche per esempio i motori di ricerca o i software finanziario, particolarmente il software finanziario. Se guardiamo questa formula qua, questa in 2011 ha quasi ucciso Wall Street. Meno male abbiamo altri algoritmi che sono riusciti di capire il perché, ma il valore del mercato del Nasdaq è andato a zero in un istante, perché l'algoritmo di machine learning faceva dei scambi sbagliati e dei valutazioni sbagliati, e allora il mercato crashed, tra virgolette, ma l'abbiamo impedito subito e dopo abbiamo capito il perché. Allora sappiamo che le nostre tecnologie hanno un vero impatto, questo poteva essere un grande problema, direi. Abbiamo visto nel 2008 che cosa è successo quando il mercato è abbassato notevolmente, immagino si andava proprio a zero. Allora, ma abbiamo un problema. Se accettiamo il fatto che le tecnologie riescono o sempre incarnano dei valori, dobbiamo bilanciare dei valori, tra virgolette, perché abbiamo tantissimi valori che vogliamo integrare nelle le nostre tecnologie, la sostenibilità, l'autonomia, il benessere umano, la trasparenza, se parliamo particolarmente di nuove tecnologie come intelligenza artificiale, parliamo sempre di questi valori, la trasparenza. E naturalmente, se sappiamo che le tecnologie, se vogliamo o no, se vogliamo o meno, sempre incarnano qualche valore, sempre, anche se non intendiamo, incarnano qualche valore, perché una scelta invece di un altro è una scelta etica alla fine, sempre. Allora, noi, anche gli ingegneri presenti, secondo me, voi volete progettare le tecnologie per migliorare il mondo, per
per incarnare dei valori che condividiamo. Ovviamente è difficile capire che sono questi valori in condivisione, ma almeno possiamo accettare il concetto che ci sono alcuni valori che sono in condivisione e vogliamo progettare le tecnologie per incarnare, per supportare quelli valori. Allora, un altro concetto che è uno che tendiamo di usare, almeno noi che studiamo etica di ingegneria, è il concetto di sovracarico morale. Se abbiamo tutte queste sfide e abbiamo tutti questi valori, entriamo in una situazione di sovracarico. Dobbiamo capire che non possiamo, e dobbiamo anche accettare che non possiamo, sempre soddisfare tutte le nostre esigenze. Ci sarà sempre un limite. Gli ingegneri presenti, secondo me, sapranno questo concetto bene, che anche se vogliono accomodare tutti i possibili valori, non è possibile. Effettivamente non è possibile. Guardiamo alcuni esempi. Allora, questo è Fairphone. Sappiamo adesso, perché io non ce l'ho uno, io ho un iPhone, secondo me voi avete iPhone o Android, ma Fairphone qua è un esempio di una tecnologia, un'azienda che ha cercato di soddisfare più valori possibile in un'unica tecnologia. Allora, loro hanno cercato di trovare dei fonti delle materie prime che vengono che provengono dei fonti, diciamo, responsabile, non da sfruttamento nell'Africa o nella Cina. Loro pagano di più con la sicurezza che provengono da fonti responsabile. Il DuoSim, per esempio, loro assicurano che i lavoratori sono pagati bene in ambienti buoni. Ovviamente viene a un costo sollevato, ma per dare un po' di tranquillità all'utente che questa tecnologia non proviene dalle pratiche non responsabili. E dopo anche loro assicurano, con un programma di e-waste, come verrà smontata e il rifiuto dove andrà, riciclato, diciamo, circular economy. Questo è un altro esempio. Ho già accennato che Olanda è un paese che dà tanta attenzione sull'etica nell'ingegneria, e per un motivo ben preciso. Quello che è un paese che non esiste naturalmente, un paese che è stato costruito perché è sotto il livello del mare. Allora loro a livello esistenziale dipendono sulle le loro tecnologie. Allora queste sono le barriere contro le mareggiate, ma non sono solo semplici barriere. Loro hanno detto: noi dobbiamo costruire queste cose per forza. Riusciamo di integrare altri valori importanti per noi? Loro hanno creato un sistema che non solo funziona come un barriere, ma è anche un ecosistema per quelle forme di vita che sono in quella zona lì. È anche una fonte di energia. Allora, loro sono riusciti con un'unica tecnologia di soddisfare più di un valore. Noi vediamo se chi va a Milano, io cerco di evitare Milano, ma quando vado a Milano c'è il bosco verticale. Allora sì, è anche una struttura esteticamente molto bella, molto costosa per abitare lì, chi è fortunato per abitare lì, ma è un esempio in cui più di un valore può essere integrato in un'unica tecnologia. Abbiamo tante grattacieli, almeno forse non in Italia, ma in altre parti d'Europa e Nord America, o in Singapore, che per ogni metro quadro di proprietà che loro consumano per la costruzione degli edifici, devono rimetterlo come spazio verde nel stesso edificio. Il bosco verticale è un esempio della sostenibilità, tra virgolette, che possiamo costruire verticalmente invece a livello orizzontale, che non abbiamo tanto spazio più, e anche aggiungere il verde, quel concetto del verde. Almeno a livello filosofico vediamo un esempio in cui un'unica tecnologia può soddisfare più di un valore. Volvo, per esempio, loro sono reso conti che la sicurezza non viene al costo diretto economico, diciamo, non devono sacrificare il guadagno economico per la sicurezza aggiungendo nuove tecnologie. Infatti Volvo è il leader di la sicurezza delle autovetture nel mondo, e con questo è aumentato il loro guadagno. Questo è un altro concetto che io cerco sempre di condividere con gli ingegneri, anche con le ditte, quando parlo con le ditte, che questi importanti valori umani
non vengono, non sono contraddizioni, non vengono, non sono nemmeno controversi, se sono sottoposti bene nella progettazione, cioè loro aggiungendo tecnologie abbastanza costose qua, sono riusciti ad avere un guadagno in più. Allora non è al costo di quei valori morali, sono complementari i valori morali e quelli economici. E allora ovviamente abbiamo delle implicazioni, se accettiamo tutto quello che ho detto adesso abbiamo delle implicazioni da cosa significa l'innovazione responsabile. Allora in primis abbiamo l'obbligo di cercare di migliorare le situazioni, particolarmente come possiamo integrare i valori morali. Se non cerchiamo di farlo possiamo trovarci in una situazione come quella in cui si è trovato Robert Moses, che ha approfittato della sua posizione di potere di costruire la città, in un certo senso, basato sui suoi valori o disvalori, dipende dal nostro punto di vista, perché erano valori, disvalori razzisti, che aveva un impatto oltre 100 anni adesso sulla città. E dobbiamo anche cercare di amplificare quanti valori morali possiamo soddisfare in un unico design. E questo, se parlo chiaro, richiede la creatività, l'immaginazione dei progettisti. Come possiamo cambiare, aumentare, modificare l'architettura di quel sistema per aumentare quanti valori possiamo soddisfare in quell'unico design. Allora, questo sicuramente qualcun altro, più di uno, ha mostrato in questa sezione. Allora, non so se quelli online stanno seguendo, ma questo è il classico problema del carrello, il trolley problem. Allora, lo pongo semplicemente. Allora, un carrello sta correndo sui binari, allegato davanti sui binari sono 4-5 persone, tu ti trovi a una leva, se lo tiri, la direzione del carrello cambierà e uccide una persona. Se fai niente, uccide tutti e 5. Che cosa faresti? Allora, vabbè, vi chiedo sinceramente, che cosa faresti in quella situazione? Lo tirate, fate niente, ricordi, anche decidendo di non decidere una scelta lo stesso. È difficile. Abbiamo visto tante volte. Allora deve essere facile la risposta. Se no, a me sembra un esperimento mentale costruito male, perché è una situazione reale. Allora lui ha già accennato la mia risposta, sì. Allora quando lo pongo ai filosofi risponde in una maniera, se lo poni ai altri, diciamo, particolarmente quelli che hanno un concetto più tecnico e particolarmente ingegneri, dicono esattamente questo. E tante cose che sono mali già nella costruzione di questa situazione mentale. Allora, normalmente, quando chiedo ai filosofi, io cerco di evitare di parlare con i filosofi e cerco più di parlare con gli ingegneri, che è più interessante, meno seccante, è che loro dicono sì, certo che lo tiro, perché il calcolo una vita vale meno di 5. Allora dopo c'è la seconda variazione, che avete visto anche questo, la situazione è quasi uguale, sta arrivando il carrello, sta per uccidere 5 persone, tu ti trovi su una cavalcavia, tu puoi dietro uno che è abbastanza robusto, che se lo butti sui binari bloccherà il carrello, allora il calcolo rimane uguale, una persona morirà salvando 5. La scelta è spingerlo o no? Poi che cosa fate in questa situazione? Il calcolo è uguale. La mia obiezione a questo esperimento è che è una situazione così realistica che se uno nella vita reale si trova in una situazione così, cioè reagisce d'istinto. Quindi la mia risposta è non lo so, come il mio istinto. Allora, l'intuizione morale, sì, è una cosa imparato dopo tanto tempo, it's tacit, è implicito, va bene. Allora, ci sono dei studi scientifici a livello neurologico che ha studiato le persone con le scansioni del cervello, quando pongono queste situazioni e vedono che il cervello cambia proprio quando si pone queste due versioni diverse. Le persone
la maggioranza delle persone che quando vengono chieste la prima versione dicono sì, lo tirerò la leva. Le stesse persone che hanno detto sì, quasi tutti dicono di no, perché c'è questa cosa di spingerlo, sì, è più diretto. Ma questo, allora, anche che non è un'obiezione, diciamo, giustificabile in un seminario filosofico, e quello che hai accennato è assolutamente importante in questo ambito di innovazione responsabile, perché ci aiuta a pensare come possiamo prendere più responsabilità per le nostre tecnologie nel mondo attuale, come ingegneri, come progettisti. Allora, questo è un vero trolley problem che dobbiamo affrontare con le macchine a guida autonomo, perché dobbiamo in qualche modo orientare gli algoritmi e la tecnologia stessa di capire che cosa farà la macchina quando si trova in una situazione più o meno simile a quello del problema del carrello. E non è molto semplice, assolutamente, perché una progettista può decidere a priori con che teoria morale, quello deontologico, quello di utilità, un semplice calcolo, compreresti una macchina se sapete che se si trovi in quella situazione lì ucciderà il conducente per salvare le persone? Se viene ben scritto chiaramente nel contratto che se si compra questa macchina sacrifica il conducente se si trova in un problema del carrello, non è molto semplice. E allora, come ho già accennato, noi dobbiamo, come progettisti, come ingegneri, assumere la responsabilità per la responsabilità degli altri. Un ingegnere deve assumere la responsabilità di quel conducente che si trova in quella situazione, di quella persona che, spero mai, si trova accanto a quella leva. Allora, dal punto di vista ingegneristica, allora, ovviamente ci sono stati tanti incidenti sulla ferrovia, anche ultimamente qua, in Italia, principalmente per errore umano, ignoranza umana o anche alcuni abusi, sicuramente. Sicuramente avete già pensato, quelli da voi che siete ingegneri, ha già pensato, ma perché non ci sono stati questi fermati, quei freni automatici sui binari, per esempio, per evitare che quella persona che si trova accanto alla leva sia costretta di decidere sì o no. Dobbiamo progettare in tal modo che quelle persone che in quell'istante saranno responsabili non devono trovarsi in quella situazione in primo posto, in primo luogo. Non si devono trovare in quella situazione. E questa è la responsabilità dei progettisti di già pensare di queste possibili problematiche già nel passato, perché la tecnologia è un'impalcatura. Non vieni dal nulla. Le tecnologie che vengono in seguito vengono progettate sulle tecnologie precedenti. Allora, quello che cerchiamo di costruire oggi, di progettare oggi, avrà un impatto non solo nel suo uso nel futuro, ma nelle tecnologie che vengono progettate nel futuro. Steven, sì. Mi puoi spiegare quell'immagine? Non ho capito che cos'è. Ah, questo è un freno automatico sui binari nel caso di emergenza che scatta automaticamente. Se il treno sta venendo a una certa velocità in una certa zona, per esempio vicino dei binari, si frena automaticamente. Ecco. Se va troppo veloce, frena. Sì, non anche... C'è nessuno. No, perché infatti sulla ferrovia, in teoria, ci sono questi freni automatici. Se ho alcuni anche amici che sono conducenti dei treni, se loro anche cercano di impostare una velocità superiore a quello permesso in alcune zone, queste cose si scattano automaticamente, che precedentemente sui binari ci sono i controlli di velocità. E allora sanno che forse le leve che sono dentro la cabina non funzionano, o le comunicazioni tra il conducente e la stazione non funziona, allora deve essere ulteriore sicurezza. Questo è uno di quelli ulteriori sicurezze. Allora, per evitare questo, perché succede, non possiamo prevedere tutte le eventualità,
ma possiamo già prevedere alcune. Come tornerò alla fine, arriverò alla fine, dobbiamo cercare il progresso nella tecnologia, non la perfezione. Allora, salto questo qua. Allora, questo è il fine della mia presentazione. Quello che non entrerò nel value sensitive design direttamente, è un po' più tecnico come approccio, ma quello che volevo accennare è che la tecnologia a livello filosofico, la tecnologia incarna dei valori, se vogliamo o non se vogliamo, anche se noi diciamo no, io non ho progettato questa tecnologia con nessun valore, è neutro, assolutamente no. Qualsiasi scelta, anche una scelta estetica, è una scelta etica alla fine. Dico sempre, la scelta che hanno preso negli anni 70, penso, per progettare Palazzo Nuovo, ha avuto tanti impatti oggi, anche a livello estetico, bruttissimo. Io ho detto sempre, deve essere bruciato alla terra e devono mettere il sale lì, così niente può crescere mai più. Okay? Particolarmente intorno a quei altri palazzi molto belli. E la scelta estetica porta del guadagno economico. Tanti, particolarmente europei, sottovalutano questo valore qua, che il guadagno economico è una conseguenza di anche scelte etici che sono scelte estetici, assolutamente. Le persone vengono in Europa semplicemente per guardare la sua bellezza, che è la sua ricchezza. E per questo i progettisti, gli architetti, devono progettare e considerare le loro scelte estetici come scelte molto morali, fondamentalmente, perché quello porta un guadagno nel futuro. Allora, non sono contrapposti i valori economici e i valori morali. E noi abbiamo dei strumenti per progettare queste tecnologie per questi valori, perché quando io principalmente vado a dare lezione a ingegneri, non ai filosofi, per quello dei motivi che ho già detto, perché i filosofi fanno troppe domande e si conclude niente, ma almeno ai ingegneri dicono va bene, sono molto d'accordo, vogliamo progettare la tecnologia per rispettare l'autonomia umana, il benessere, la sostenibilità e tutti gli altri valori umani, ma domani che cosa faccio quando vado a lavorare? Perché questi sono belli concetti, ma sono molto astratti, non sono concreti, sono astratti a posto, sono valori morali, sono come linee guida, ti dicono questo è l'obiettivo, ma ci sono metodi per arrivare a quell'obiettivo. E principalmente, come nel mio libro, io cerco di spiegare ai ingegneri principalmente come potranno arrivare a quell'obiettivo, non in un modo perfetto, perché quello non è un ideale impossibile a raggiungere, ma possiamo, diciamo, avere un po' di progresso verso quell'obiettivo lì. E abbiamo degli strumenti che sono anche facili da adottare per raggiungere quei obiettivi, e principalmente quello è il mio lavoro, di sviluppare questi strumenti per ingegneri. Lascerò così, ho parlato penso abbastanza. Va bene, grazie. E va bene, allora adesso abbiamo tantissimo tempo per interagire con te, ma intanto io ti devo dire che sarei curioso di sapere cosa sono questi strumenti che tu sviluppi, perché cosa sono? Strumenti di calcolo? Strumenti, no. Allora, sono un metodo, no? Ci sono, allora, Value Sensor Design possiamo considerarlo come un ombrello che ha tanti altri metodi che vengono dalle scienze sociali, come dei intervisti, perché un grande parte di integrare dei valori è capire che sono questi valori e per chi. Allora ci sono le parti interessate, i stakeholders. Come possiamo farli partecipare nello spazio del design, nello spazio della progettazione? Allora noi dobbiamo in primis capire chi sono le parti interessate, i stakeholders. E ci sono metodi per fare quello. Allora, per esempio, uno che io tendo di usare, perché è molto facile di adottare, e quando vado a parlare con le aziende, loro vogliono una cosa che ha una soglia molto bassa, molto facile di adottare, che costa poco, che non devono spendere anche tanto tempo di insegnare ai loro dipendenti o gestori a usare con gli altri dipendenti. Allora, un esempio è Envisioning Cards, che sono queste carte, ci sono 32 in un pacco,
costano poco, penso $20, sono stati progettati dai fondatori di Value Sensor Design. Su questi carti sono in 4 categorie: valori, parti interessati, tempo, perché tecnologie ovviamente hanno un impatto nel tempo, diciamo nel presente, nel passato, nel futuro, e ovviamente sui stakeholders, le parti. Allora, ci sono pervasiveness, quanto la tecnologia viene diffusa nella società, è molto difficile toglierlo dopo. Ormai, anche se vediamo che questo è molto dannoso, direi molto difficile a fare le persone rilasciare il loro telefono e dire no, finché è perfetto non lo useremo mai più. Allora, sappiamo appena che diffonde una tecnologia, anche se ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va bene, è molto difficile ritirarlo. Allora, queste carte hanno queste 4 categorie. Hanno una descrizione a che significa queste categorie. Per esempio, pensare di bambini, dei ragazzi. Questo è il titolo della carta e fa parte della categoria di parti interessate, che i bambini sono stakeholder. Sappiamo che forse questo è stato progettato per gli adulti, ma ormai non è solo adulti che usano queste tecnologie. Allora, c'è una descrizione come la tecnologia generalmente ha un impatto su quella categoria, in questo caso i bambini, e dopo c'è un prompt, una domanda, un esercizio. Per esempio, pensa di 5 modi in cui la tecnologia che è sotto considerazione potrà avere un impatto sui bambini oggi e in 5 anni. Già questo stimola il progettista di pensare di una cosa che forse prima nemmeno ha pensato di pensare di questa parte interessata. Serve pochissimo tempo e sì, è molto flessibile come vengono usate. Non è che debbano sedersi al tavolo e usare tutte e 32 carte. Possono anche quel giorno, mentre che stanno progettando quella tecnologia, prendere 2 o 3. Si sedono intorno e si fanno domande. Quanto ci sono quelli? Pensa di 5 parti interessate generalmente fuori dalla città in cui venga progettata questa tecnologia. Perché sappiamo che quando diffondiamo la tecnologia non rimane geolocalizzato sempre nella nostra città, o il nostro quartiere, o il nostro paese. Le tecnologie si diffondono a livello internazionale, a livello globale, nelle parti del mondo forse un po' più povere della nostra, che non hanno la nostra infrastruttura. Allora, già pensando di queste parti interessati, aiuta ai progettisti a pensare, allora, se sappiamo che avrà un impatto su questo popolo qua, che non è gli utenti primari, come possiamo progettarlo in tal modo che quanto viene smontata non inquina quella zona lì? Per esempio, l'Africa tende di essere lo scarico di Europa e Nord America. Allora c'è design for disassembly, la progettazione per smontare la tecnologia, come viene smontata in un modo responsabile. Allora, queste semplici carte che costano poco, che sono anche facili a usare, è uno di quei modi in cui possiamo aiutare i progettisti a iniziare almeno a pensare come la tecnologia ha un impatto sui valori e viceversa, come la tecnologia ha un impatto nel tempo, diciamo nel futuro, anche tra le generazioni, perché la tecnologia ha un impatto tra le generazioni, l'energia nucleare che io tendo di usare, che sostengo, dobbiamo sfruttarlo, ma dobbiamo anche accettare che condanniamo delle generazioni nel futuro di essere dei custodi di quel rifiuto. E dobbiamo prendere la responsabilità per la responsabilità di quelle future generazioni, perché loro non potranno scegliere in 30 anni di prendere cura di quel rifiuto, no. Noi li vincoliamo di prendere quella responsabilità. Allora, come possiamo aumentare la nostra responsabilità nella progettazione per prendere la responsabilità loro? Allora, questo è un metodo e ci sono una 16-17 metodi vari per vari scopi per progettare la tecnologia per i valori umani, dei intervisti semistrutturati, per esempio con i parti interessati, è un modo utile. Io sfrutterò questo metodo prossima settimana parlando con esperti della sicurezza per le tecnologie quantistiche, per esempio, per capire che sono i rischi
di queste tecnologie. Prima che vado a parlare con le persone che non sono esperti in questa tematica, per capire secondo loro che sono i rischi, voglio parlare anche con gli esperti e fare un confronto. Allora, ci sono metodi per parlare con le persone che hanno le competenze e quelli no, per esempio le persone sulle strade, che puoi chiedere, tu userai questa tecnologia, che cosa è importante per te? Che sono le tue preferenze e i tuoi valori morali importanti nella tua vita? Allora, abbiamo dei metodi. Per me il problema sembra la dotazione di adottare questi metodi, che sembra che non sono abbastanza diffusi nell'ambito ingegneristico. In Olanda sì. In Olanda sono abbastanza diffusi perché, per esempio, un modo di diffonderli è nella formazione proprio, che in Olanda, per esempio a Delft, dove ho lavorato, è obbligatorio che gli ingegneri di qualsiasi ambito ingegneristico debbano seguire non so quanti corsi, ma i corsi su etica e la progettazione, per avere anche un po' di stimolo di pensare di questa cosa, invece di progettare e basta per quell'unico scopo. Normalmente il guadagno. Giacomo, che si collega. Io ero interessato a saperne un po' di più su questo discorso, che io non so fino a che punto condivido, sul fatto che, cioè, condivido ovviamente in modo ideale, ma poi realisticamente. Lei prima ha detto, tecnologie costose portano un vantaggio anche economico, no? Facendo l'esempio del Volvo, per esempio, sulla sicurezza. E quindi sono complementari i valori morali ed economici, sono in qualche misura complementari. Io non ce la vedo tanto questa cosa, nel senso, è bello utopisticamente, però poi se guardo la realtà dei fatti, queste sono eccezioni di eccezioni di eccezioni, nel 90% dei casi quello che io rilevo è che quando si progetta, si costruisce qualcosa, quando si programma un software, quando si fa uscire un oggetto sul mercato e così via, si tende a cercare il minimo comune multiplo. Cioè il gioco al ribasso, perché laddove non c'è la qualità o comunque non c'è l'attenzione che lei ha esplicato su certe tematiche, ci pensa al reparto marketing fondamentalmente a farti guadagnare. Per esempio, quando lei parlava del fatto che bisogna considerare le generazioni future, cioè oggi viviamo in un mondo in cui il 99% delle riparazioni sui componenti elettronici non possono essere fatte. Il cellulare, Apple, si rompe il cellulare, vai all'Apple Store, mi consegni il cellulare e ti viene dato un cellulare. Quello è scarto, produce. Eppure nessuno dice niente, perché poi attraverso il reparto marketing, diciamo con un disegno prefissato di gradevolezza nei confronti del pubblico, il pubblico accetta volentieri questa cosa perché funziona, costa poco relativamente. È comodo il fatto di andare lì a farselo cambiare, quindi è vero che c'è Volvo che ogni tanto, c'è l'impresa che ogni tanto fa la cosa bella e è pensata anche per il futuro, però è veramente una minima eccezione. Sì, è un'eccezione, io non nego questo assolutamente, penso che non è una normalità, è proprio l'eccezione, ma non vuol dire che non è vero che si può. Ma no, ma certo. Sì, sì. No, io per questo ho detto non è diffuso questo modo di pensare, generalmente. E a fronte di questo, principalmente, sì. Come facciamo quindi a convincere una società che si comporta in questo modo che i valori economici e morali sono compatibili? Perché a me sembra esattamente che si stia andando nella direzione opposta, in larga misura. Sta andando nella direzione opposta. Tu mi stai chiedendo mi hai fatto una domanda che non ho la risposta, sinceramente. Come si cambia la mentalità del... Io non ho Fairphone, ho comprato l'iPhone. È così, non ho fatto una scelta etica, io so come è stato progettato questa tecnologia. Esatto, anche chi è consapevole spesso. Sì, io sono molto consapevole chi ha fatto questo, con che mani è fatto questa cosa, l'ho comprato lo stesso. Allora, ovviamente è il mercato che decide, il mercato sono le persone. Allora, finché le persone dicono no, sembra no, è solo quella parola che cambia le cose. Ma se tu mi stai chiedendo come possiamo convincere le persone di dire di no, non so. Posso chiederti una cosa, Steven? C'è Giancarlo che vuole intervenire. Anche una domanda di Sikoff. Sikoff chiede appunto solo il titolo di Giancarlo. Beh, Giancarlo aspetta che si sente chiamato in causa, visto che ha scritto un libro sul cellulare. Secondo me, come capita in tante altre cose che riguardano la sostenibilità, l'ambiente, scaricare la responsabilità sui singoli
è quello che fanno normalmente le aziende, cioè il mondo produttivo tende a scaricare sui singoli e da un certo punto di vista anche persino a terrorizzare, pensiamo a tutta la strategia dell'impronta di CO2 del singolo, cercando di colpevolizzare le persone, dire ma tu stai viaggiando in aereo, ma tu stai mangiando carne, così via, quindi è colpa tua. E dovranno cambiare tutti di quando perché le cose cambiano. Allora, da questo punto di vista, invece politicamente parlando, mi sembra essenziale agire a monte, non a valle, sui singoli che hanno asimmetrie informative, che hanno tutta una serie di problemi. Bisognerebbe, per fare un esempio più semplice di tutti, la strategia di questi ultimi anni di dire sei cattivo se compri la bottiglietta d'acqua, dovresti usare la fontana, c'è la borraccia riempita al toretto. Ovvio che chi lo fa, che lo faccia. Dopodiché dobbiamo chiederci, ma perché abbiamo un sistema economico, politico che emette miliardi di bottiglie di plastica all'anno a monte, le mette sugli scaffali, le fa costare poco e poi colpevolizza me perché le compro. Mi sembra proprio una presa in giro. Altro che quello è anche una scorciatoia, una dittatura, una torbietà troppo per lo Stato di controllare l'individuo, se loro riescono a tracciare chi compra che cosa. Stanno scaricando veramente la loro responsabilità, quello che noi diamo a loro per imporre su di noi la responsabilità. Allora, è un po' anche come il discorso che è molto noto a Nexa, del sottolineo, nel senso che l'approccio stolmaniano è anche di molti esponenti del sottolineo di dire moralistico, di dire ma perché non usi software libero, perché ovunque non c'è software libero, perché non stai usando il Fairphone con sopra software libero, perché se tutti lo facessero allora il mondo cambierebbe. Prima non funziona, perché ormai abbiamo decenni che dimostrano che non funziona, e secondo, in realtà appunto non cambiando le cose bisogna agire a monte e intervenire su tanti argomenti digitali che non conosciamo bene per appunto cercare di risolvere a monte, non scaricare responsabilità sui siti. Posso solo dire una cosa, poi ti do la parola Maurizio, tanto abbiamo tanto tempo, perché anche legato la mia domanda a quello che ha appena detto Juan Carlos. Tu ci hai fatto l'esempio di appunto Fairphone che costa di più, no? Quindi io mi so, la Volvo costa pure tanto, no? Perché come dice, allora la cosa che mi sono chiesto è, ma se noi mettiamo valori nei prodotti e i prodotti costano di più, chi si potrà permettere questi prodotti, quei valori, saranno i ricchi, no? Allora, appunto, la cosa che dice Juan Carlos, lui sta dicendo una cosa un po' radicale, sta dicendo, per esempio, facciamo delle politiche affinché ci mettiamo i valori nei prodotti e poi forse, mi sto mettendo in bocca una cosa che non ha detto, ma forse la pensa, facciamo in modo che se i prodotti costano di più perché ci abbiamo messo i valori, però la gente se i valori li prende, messi no? Cioè, sono scelte della politica, no? Quindi, che ne so, lo Stato ti dà un contributo per comprarti esattamente questa cosa qui che è più giusta, e invece di dare i contributi alle aziende, oppure fare decontribuire le aziende che inquinano, e dai soldi per comprare i prodotti. Si potrebbe fare, no? La politica potrebbe fare una cosa del genere. Quindi la domanda che ti voglio fare è per ricchi il... Scusa Antonio, però pensiamo, sono cose che abbiamo già trattato storicamente con l'umanità molto tempo prima, da moltissimo tempo. Pensiamo alle automobili. Le automobili fino agli anni 60 avevano parallezza di cristalli non frangibili. Che c'era un incidente, si spaccava il vetro, sgozzava le persone. Oppure il piantone delle vecchie automobili non era collassabile, perché moltissima gente faceva un incidente frontale, il piantone del volante sfondava il torace. Oppure le cinture di sicurezza, eccetera, eccetera. L'approccio di mercato, tra virgolette, in cui dice la gente ma compra le macchine con il parabrezza infrangibile, compra le macchine con la cintura di sicurezza e il mercato farà il suo effetto e la gente finalmente comprerà le macchine giuste. Non abbiamo seguito quella strada. Dopo migliaia e migliaia di morti, alla fine abbiamo detto, abbiamo obbligato le macchine dell'industria automobilistica a fare il parabrezza in un certo modo e tante altre cose.
Questo approccio l'abbiamo seguito nelle industrie tradizionali, invece nel digitale, non invece, nel digitale sta capitando la stessa cosa, cioè loro resistono il più possibile fin quando non vengono obbligate. Poi delocalizzano, sfruttano la gente in Bangladesh per fare le cose che la politica gli dice di fare, però sempre a costi bassi, e forse i valori negativi si spostano un po' lontano. Invece io mi chiedo se possono questi valori positivi di cui tu parli essere perseguiti qui, no? Allora, noi ormai nell'epoca, nell'era della globalizzazione, noi abitiamo, viviamo in una situazione di un sistema molto complesso e i sistemi complessi esistono delle soluzioni semplici, perché rischi di usare un martello per fare un intervento molto delicato. Allora, noi dobbiamo resistere a questi tipi di anche sottoporre delle regole senza capire le conseguenze, almeno bene. Dobbiamo studiare bene che sono le conseguenze di qualsiasi azione che prendiamo, qualsiasi decisione, perché la situazione è molto molto complessa, per questo sono anche molto, prendo cautela quando sento le persone di dobbiamo solo cambiare le leggi per imporre queste cose, finito e basta. Normalmente no, ci sono delle conseguenze, perché non intendiamo quelle conseguenze tante volte, forse non abbiamo visto bene. Seconda cosa che dobbiamo accettare è che noi progettiamo sempre con valori, non è una decisione di progettare con valori. Quando abbiamo l'intenzione, vuol dire che almeno abbiamo scelto quegli valori, ma la tecnologia è sempre a carico di valori, sempre. La tecnologia è così, invece di così, perché è una scelta. Se no, dobbiamo accettare che la tecnologia è deterministica e basta, ma quella narrazione è molto conveniente per quelli che hanno il potere. Microsoft e Google tendono, quando viene propagata nei giornali, quando fanno tecnologie, che l'algoritmo ha scelto questo, guarda che danni che ha fatto. L'algoritmo ha scelto niente. L'algoritmo intelligente non sceglie niente. Le persone hanno scelto di progettarlo in tal modo che ci ha portato a queste conseguenze qua. Se no è fuori del nostro controllo e basta, la tecnologia è nel nostro controllo. Sì, ha un impatto sulla società. E la società ha un impatto sulla tecnologia, perché ormai sono così interconnessi che non possiamo separarle. Come ho detto, non ci sono soluzioni facili, semplici almeno, assolutamente no. Se no, dobbiamo fare solo così. Non ho la risposta per dirti no, guarda. Prendiamo un altro esempio molto semplice. Se tu stai cercando di comprare un paio di cuffie per dormire, che bloccano antisonore, quelli di tipo lì, compreresti dei cuffie, anche se costi di meno, che ha la durata della batteria è 4 ore? A meno che non dormi solo 4 ore a notte. Io dormo 8 ore. Se io ho bisogno di non sentire nessun rumore, non mi interessa se costano poco, le cuffie che hanno una batteria che dura solo 4 ore. Pagherò per forza di più quello che dura 8 o 10 ore. Bose ha creato il Sleep Buds 2, parlando con le persone che sono le vostre esigenze importanti se noi dobbiamo progettare questa tecnologia. Hanno detto: noi vogliamo che si collega tramite Bluetooth e Wi-Fi. Ah, ma se questo non funziona più, funzionerà? Sì, hanno una connessione indipendente. Se c'è l'allarme per il fuoco, per esempio, quello del fumo in casa, riesco a sentire anche che sono antisonore? Sì, a quel livello di decibel si attivano. Se si scarica la batteria durante il sonno, che succede? Ricevono una notifica. Allora loro hanno parlato con le persone per capire se sono esigenze. Io non mi interessa di niente se costa di meno, se non ha la stessa funzionalità. Allora, in alcune situazioni, proprio l'architettura del sistema stessa è quello che impone alla persona di comprarlo o no. Il mercato in questo senso decide. Allora, sì, il mercato libero, tra virgolette, aiuta, solo che non abbiamo mercati liberi, allora questo non è mercato libero, le grandi aziende che hanno più o meno un monopolio anche sullo Stato. Allora, questo è anche un problematica, perché noi viviamo in un mondo molto complesso e sistemi complessi, esistono delle soluzioni semplici.
Sappiamo che loro hanno delle loro mani nella politica a livello mondiale. Allora, è ovvio che sembra... Io sono molto pessimista, non leggo i miei... Quelli che leggono i miei libri non sono molto ottimisti. No. Me abbiamo già persi. In realtà, ma cerco di dare anche un orientamento a un futuro diverso. Perché Google è un monopolio, è lo Stato. Sono la stessa cosa. Maurizio, forse volevi chiedere qualcosa? Ma sì, volevo un po' continuare su questo tema che hai introdotto adesso e per collegarmi alla questione del vedere a monte, no? Che cosa? Perché mi sembra che ci siano due piani nel tuo discorso. Un piano che è quello che cui accennavi adesso è il fatto che tu dici in ogni tecnologia ci sono delle scelte che quindi la tecnologia incorpora dei valori, sia che ce ne rendiamo conto, sia che invece no, questa cosa non emerge. Allora un compito, mi pare un piano del tuo discorso, è quello in qualche modo di decostruire la tecnologia per comprendere che tipo di valore ha guidato la decisione, come mai la tecnologia è stata disegnata in questo modo piuttosto che in un altro, no? L'esempio del ponte andava in quella direzione. Però poi vedo che c'è un altro piano invece nel tuo discorso, che è quello, una volta compreso questo, cioè una volta compreso che la tecnologia è progettata secondo valori, allora passiamo all'altro piano, cioè facciamo in modo che la tecnologia sia disegnata secondo valori che condividiamo, valori che sono... No, che sono accettati e così via. Quindi che il ponte non sia costruito per escludere le minoranze dall'accesso alla spiaggia e così via. Però qui io rilevo una questione che appunto prima Juan Carlos diceva di guardare la cosa a monte. Vedo che però qui si pone un altro problema, cioè quei valori che noi adesso individuiamo come quelli secondo cui la tecnologia dovrebbe essere disegnata, per esempio per parlare dei valori più oggi più in voga, l'inclusione invece che l'esclusione come nel caso del ponte, la sostenibilità e così via. Molti di questi valori però a un esame critico si rivelano profondamente problematici. Per esempio la sostenibilità, uno dice ah sì che bello, adesso siamo tutti sostenibili, però se andiamo un attimo a vedere come nasce questo concetto nasce inizialmente come concetto di sviluppo sostenibile, e poi viene invece semplificato in sostenibilità, che però incorpora sempre l'idea di un modello di sviluppo economico che è sempre quello. Quindi alla fine, come dire... Abbiamo il doppio concetto, quando un cittadino sente la parola sostenibilità e quando uno nell'azienda lo dice, è la stessa parola ma ha due significati molto diversi. Certo. Allora io dico, noi disegniamo magari una tecnologia ispirata al valore della sostenibilità, però... Dove invece ci interroghiamo criticamente sul concetto di sostenibilità, e sostenibilità ti faccio come esempio, ma di tutti gli altri concetti che possiamo mettere in gioco in questo senso. E dove andiamo invece a vedere l'aspetto problematico, l'aspetto politico alla fine, no? di questi concetti? Allora lascio la seconda parte, quella è la parte più difficile da cui... Non mi intendo che sono molto pessimista su quello lato lì. Cioè, prima mi sta chiedendo, solo per chiarire, come possiamo sapere se abbiamo soddisfatto un tale valore come la sostenibilità? E quello, se cerco di sintetizzare... Voglio capire nel tuo discorso che spazio c'è per un ambito di riflessione a monte sulla... Sul valore di questi valori, mettiamola così. Allora, come ho accennato, è che se vogliamo o no, se abbiamo l'intenzione o no, la tecnologia è sempre carico dei valori. Allora, a quel punto dobbiamo chiedere che valori. Se no, lasciamo alcuni altri, che forse hanno
valori che non condividiamo, di intromettersi a progettare quella tecnologia come vogliono loro. Allora, noi dobbiamo essere almeno coscienti che qualsiasi tecnologia incarna e carica dei valori. Allora, noi accettiamo quello, che valori? Abbiamo dei metodi per almeno di fare a priori capire forse questi sono dei valori importanti. Questo cambia tecnologia a tecnologia. Non posso dire l'accessibilità vale per tutte le tecnologie, assolutamente no. Non so, un cucchiaio è una tecnologia, è un arne autonomo, è una tecnologia molto diversa. Allora i valori non valgono per tutte le tecnologie, come non penso la tecnologia come le barriere per proteggere la costiera in Olanda, dobbiamo tenere conto tanto la trasparenza. Non sembra una tecnologia un valore principale per quella tecnologia specificamente. Allora dobbiamo iniziare, che tecnologia all'inizio? Allora noi vogliamo progettare, per esempio, un'intelligenza artificiale finanziaria che riesce a fare dei scambi nel mercato più veloce, allora abbiamo una tecnologia. Allora, in questo caso, forse la trasparenza vale, perché se ha fatto un scambio di azioni sbagliato, vogliamo capire perché. Io non tendo di concepire la trasparenza come un valore morale, perché è un mezzo verso una fine, perché tu mi puoi dare tutti i dati del mondo, è molto trasparente, io non capisco niente, per me è come il Matrix, tutti quei numeri sullo schermo per me significa niente, ma è completamente trasparente. Allora deve essere spiegabile anche, e quello dipende chi lo interroga. Io sono diverso di una progettista, un designer, un informatico. Allora, noi dobbiamo capire chi sono le parti interessate, che io ho competenze diverse di te, e allora quando noi cerchiamo di interrogare un sistema, dobbiamo capire, noi interroghiamo il sistema in modi molto molto diversi. Allora il sistema deve essere capace anche di spiegarsi diversamente per me, anche per un informatico. Io tendo, se parlo specificamente di intelligenza artificiale, che è un concetto che dobbiamo tenere sempre conto, è il full life cycle monitoring, allora il monitoraggio per tutto il ciclo di vita. Perché l'intelligenza artificiale è così potente, almeno si diffonde così facilmente, e ha un impatto subito in quasi tutte le parti del mondo che hanno un minimo di infrastruttura informatica, tecnologica per sfruttare quella tecnologia, che i progettisti non possono progettarlo, buttarlo nel mercato, lavarsi le mani e basta. Perché ci rendiamo conto spesso con quel tipo di tecnologie che emergono le problematiche, se vogliamo usare una parola un po' light. Normalmente abbiamo visto tantissime storie nei giornali in cui questo che è usato per l'assunzione del personale ha scelto una razza invece dell'altro, perché è stato progettato, addestrato con X dataset di queste persone invece di quelle. Allora, per esempio, non ha incluso l'inclusività nella scelta del dataset, che sembra solo numeri, ma non sono solo numeri, sono proxy che significano altre cose. Allora, io tendo a dire, quando parliamo di intelligenza artificiale, i progettisti sono responsabili sempre, durante tutta la vita della tecnologia, e devono essere sempre capaci di ritirarlo, di aggiornarlo, tra virgolette. Come una Tesla, per esempio, può essere aggiornato a volo, non deve essere sempre, o almeno non spesso, ritirato direttamente dal concessionario per essere aggiornato, si aggiorna a livello di software, molto più difficile con hardware, ma con software almeno questa cosa è possibile. Allora non possiamo guardare o concepire le tecnologie come un artefatto isolato che mettiamo nel mercato e basta, è interconnesso con tutte le altre tecnologie e sistemi, con la società stessa, e dobbiamo essere sempre capaci di intervenire quando ci rendiamo conto che qualcosa non va. E allora non so se ho risposto direttamente alla sua domanda, ma questo è come io concepisco lo spazio per intervenire. Capire che sono i valori, che è molto difficile, ma almeno abbiamo dei metodi per iniziare, capire che sono i parti interessati, come possiamo coinvolgerli nella progettazione, come possiamo interrogarli per capire che sono i loro valori. Abbiamo dei metodi per
implementarlo nel design, questo dipende sull'architettura del sistema, che sistema di cui stiamo parlando, e come possiamo essere sempre capaci di ritirarlo o almeno avere alcuno controllo significativo umano nel sistema stesso durante il suo uso nel mondo. Perché noi tendiamo di capire che una cosa va male solo dopo che abbiamo messo quel sistema nel mondo, quanti utenti lo adottano. No, d'accordo, solo una piccola aggiunta per vedere se ho capito bene, perché quando si parla di value sensitive design, cioè, si può arrivare a un punto in cui si dice, per esempio, no, questa cosa non si può disegnare, cioè, per esempio, si può arrivare a un punto di dire no, le armi automatiche no, cioè questo non c'è nessun valore di nessun tipo che possa mai giustificare. Allora, prendiamo quello come esempio. Io tendo di guardare quello specificamente come il contesto. Un'arma completamente autonomo può essere usata in alcuni contesti, alcuni assolutamente no. Per esempio, loro tendono di dire che il sistema non sarà mai capace di conoscere il civile e quelli che combattono. Sappiamo, non tutti quelli che combattono mettono delle devise, che è un simbolo del quello. Sì. No, non è che si mette per dire io sono un bersaglio legittimo. Anche noi non mandiamo sempre i nostri soldati in divisa, ma fuori nel mare, dove non ci sono civile, dove ci sono solo navi, che sono mezzo una, diciamo, una in una battaglia, è una situazione in cui un'arma è completamente autonoma, io lo uso quella parola molto con cautela, perché dipende che intendiamo quando usiamo, vuol dire che è autonoma, un sistema, è completamente legittimo a livello legale. Allora, un'arma autonoma, che sono i valori? I valori sono le leggi della guerra e basta. Non abbiamo bisogno di valori oltre quello lì. Funziona, abbiamo dei progettisti responsabili se qualcosa va male, abbiamo i comandanti che devono sapere i limiti e le capacità di quel sistema, e ci sono alcuni contesti in cui è assolutamente lecito di usarlo, e in alcune situazioni in cui è assolutamente vietato. Non possiamo metterlo in una città dove ci sono tanti civili, assolutamente no, è vietato a priori. Vorrei continuare sulla scia della domanda io utilizzo, faccio una premessa, utilizzo, come forse sai da alcuni scambi in passato, le tecniche del value sensitive design con gli ingegneri nei corsi, in alcuni corsi di quel politecnico. A un certo punto, dopo che gli ho fatto provare ad esempio le envisioning cards, gli faccio questa battuta su cui vorrei un tuo parere. Attenzione che col value sensitive design potete costruire una bomba atomica gentile, ovvero si può inserire il valore, è una battuta, una metafora che usa, inserire il valore della gentilezza, adesso sapete farlo, però la bomba atomica la fate comunque. E quindi poi passo a capire come è possibile andare a scavare invece sulla domanda iniziale, ma ci serve una bomba atomica? Sei d'accordo con questa metafora oppure no? Ovvero... questo non ho mai pensato, questa è una buona... Tu hai guardato Oppenheimer, allora dopo hai creato questo, no? Io non so cosa... Allora, in teoria, loro sono stati abbastanza creativi di farlo, diciamo, con... No, questa era una battuta... Lo so, ma loro cosa... I studenti che cosa dicono quando fai questa battuta? Ridono, lo so, ma... Sì, poi passo la domanda un po' più profonda in cui cerco di stimolarli su quello che diceva Maurizio. Alcuni valori non possono essere integrati in alcune tecnologie. Assolutamente, come ho mostrato, non penso che trasparenza, altro che io non lo concepisco come un valore in sé, io lo concepisco come un veicolo che ci porta altri valori, ma la trasparenza è un valore, almeno a livello europeo, per l'intelligenza artificiale, che vale, secondo me, per l'intelligenza artificiale, perché quello è spiegabile,
concepibile da, per alcune persone informatici, ma non per me, allora non è un valore, ma non vale per quelle barriere, o per un cucchiaio, o per una bottiglia, o nemmeno per il computer, che non è che devo capire, non deve essere trasparente ogni funzione del computer, per me vale niente. Allora, alcuni valori valgono per alcune tecnologie. Dobbiamo iniziare alcune volte, non sempre, con la tecnologia. Alcune aziende o persone iniziano con un valore. Questo è una cosa molto importante per me. Posso progettare una tecnologia che aumenta, supporta questo valore qua? Si può iniziare con queste esigenze, un'esigenza di valore. Tante grandi idee iniziano da un valore, non con la tecnologia stessa, dopo pensano dei valori. Si può iniziare semplicemente con valore. Quello è una battuta interessante, ma penso non vale niente, nel senso che non è un valore che vale per quelle tecnologie, come la tranquillità o il commerce, non vale per, direi, la maggior parte delle tecnologie, ma penso che vale per alcune applicazioni. Se tu stai cercando di progettare un'applicazione per la meditazione o per rilassare, calmness, direi, vale tanto in quell'ambito lì. Non solo quello che fa l'applicazione, ma proprio anche a livello estetico, quando lo guardi, se la illuminazione dello schermo si abbassa automaticamente quando tu clicchi, tu puoi rilassare la sera usando questa app di meditazione, allora è un valore che vale direttamente per quell'esigenza lì, ma non per un altro, come una bomba nucleare o per i barriere del mare o forse nemmeno la porta o ingresso delle chiese, una cavalcavia, non penso che, o almeno è molto basso sulla gerarchia dei valori, se vogliamo dire. Forse qualcuno molto creativo riesce a integrarlo, ma per esempio ci sono alcuni negozi, almeno in Canada c'è un negozio molto conosciuto che si chiama Rizia, di abbigliamento femminile, in cui le pareti hanno studiato di mettere un tipo di bianco, un tipo di vernice di colori molto particolari che rilassano le persone appena che entrano, ha un stimolo particolare sul cervello che riesce a rilassarti, così prendi più tempo a guardare le cose, forse con più. Allora, hanno progetto per calmness qua, che riesce a, le persone sono meno in fretta, riescono a guardare le cose bene, forse, chissà, non so se compro di più o compro di meno, che sono poi ragionevoli, non sono così in fretta a comprare senza pensare. Allora non so l'effetto esattamente su il guadagno. Grazie. Posso fare un intervento? Io non conosco il paradigma del oddio value sensitive, quindi scusami se ti faccio delle domande che forse ti sembreranno un po' banali, però sì, posso immaginare dal tuo intervento, dalla mia esperienza come cittadina, come utente, che insomma ci sia tutta una riflessione intorno agli artefatti. Noi accediamo al mondo e la nostra cognizione alla fine si costruisce con gli artefatti, insomma, inseparabili, sì. Esatto, no? Quindi allora la domanda che mi viene un po' a monte, continuando con questa immagine che si è usata tantissimo, è: qual è l'idea di progetto che c'è nel value sensing design? Cioè, esiste un'epistemologia di questo progetto, di questa progettualità? Perché non si può scindere il valore dall'artefatto che si sta progettando, no? Sennò sembrerebbe che torniamo a un'idea rappresentazionalista, allora, del valore. Cioè, il valore non è un a priori, il valore si costruisce. Okay. Quindi, epistemologicamente, di cosa... Allora, io non sostengo quello. Allora, in 30 anni di value sensing design, ma non possiamo dare la colpa solo al value sensing design, assolutamente. perché no, non è l'unico approccio nemmeno. Value sensing design negli anni 90, quando è stato concepita da Bradley Freeman, i fondatori che erano all'Università di Washington, sono di Human Computer Interaction, loro erano progettisti informatici che hanno detto: vediamo queste esigenze dagli artefatti analogici, allora come possiamo iniziare a fare qualcosa come ingegneri? Allora hanno creato questo approccio qua, hanno fatto un elenco dei valori che sono importanti almeno nell'ambito di Human Computer Interaction, per i browser, i cookies, queste cose un po' più semplici. Gli altri studiosi hanno visto almeno valore, se vogliamo usare quella parola lì, né questo approccio. Però detto, forse possiamo applicarlo agli altri ambiti fuori di l'informatica.
Altri approcci nascono come participatory design, inclusive design, universal design, tanti altri metodi. Erano tutti più o meno simili in qualche modo, ma anche differenti, ma erano separati. Ultimamente, 5 anni, value sense design smesse di essere un approccio in sé, essere più un ombrello che prende da tutt'altro. Allora è una categoria, non è una cosa più. È stato criticato fortemente 10 anni fa, che ha detto, loro non dicono che sono valori. Se accettiamo relativismo dei valori umani, sono solo preferenze. E basta. Anche perché non esistono valori universali. Allora, io non sostengo quello. Io sostengo che ci sono valori universali. Io penso che la schiavitù è obiettivamente certo, male. Allora, quello mondo, però poi nel mondo... non mi interessa se le persone non sono d'accordo. Io sostengo che la schiavitù è male oggi, ma è male quanto è stato accettato. E sarà male nel futuro. Se no, ci scendiamo al relativismo e, sì. E allora io dico che value sense design deve commit, devono impegnarsi di dire ci sono alcuni valori o obiettivi. Devo dire ai fondatori, va bene, hanno detto questo 3 anni fa. Hanno detto che ci sono 3 valori che possono essere interpretati o ci sono dei sfumature, basato cultura su cultura assolutamente, ma sono universali e obiettivi, che sono questi, la giustizia, il benessere umano e l'autonomia umana. Allora, loro sostengono questo. Sono d'accordo con questi 3? Non so. Ci devo pensare se tutti e 3, perché loro dicono questi 3 sono obiettivi, ma non mi dicono che cosa sono. Esatto, perché sembra poi ridursi, ovviamente scusami, io non ho letto, insomma, però poi sembra ridursi. Tranquillo, non leggo. Ha un problema di rappresentazione del vero e del falso, perché per esempio io ho fatto la mia formazione dottorale in un paese del sud globale. Mm-hmm. Ovviamente un discorso come questo avrebbe molto poco senso perché... come dire, bisognerebbe a monte ripensare un problema proprio di epistemologia situata per pensare come il progetto poi può incarnare questi valori. Non avrebbe senso, cioè, pensare all'universalità di questi valori perché lo stesso, come dire, lo stesso sistema produttivo, la relazione tra l'industria estrattiva, eccetera, eccetera, non sosterrebbe la possibilità di fare un value sensing senza che vi siano poi delle ripercussioni negative su quel territorio. Può darsi, dipende su che tecnologia stiamo parlando. Sì, no? In realtà stavo pensando computazionali, stavo pensando io a tipo per esempio al litio, no? A come litio è niente che usa litio è sostenibile. È quello. Non mi interessa se Elon Musk dice che dobbiamo tutti usare macchine elettrici perché è sostenibile. No, sostenibile per chi? Allora, non inquinano qua, ma inquinano, certo. Sì, inquinano lì, direi abbastanza. È un risorso senza limite? Non mi pare, il litio non è rinnovabile in realtà, dopo smaltimento di quel rifiuto. Chiudo. No, perché mi sembra poi alla fine molto interessante pensare come un approccio di questo genere riconduca a ripensare costantemente al valore. Questo mi sembra, perché... È più difficile con gli artefatti, no? Con questo, sì. Non col software. Sì. Io lavoro col software perché non sono capace di dire come si fa questo. Io è una cosa della mia capacità. Mm-hmm. Per questo tendo di parlare di intelligenza artificiale. Perché si fa un aggiornamento, non vuol dire non ha un impatto materiale. Ovviamente se non avesse un impatto materiale che si interessa, come impatto negativo. Ma una cosa del genere è molto difficile. Per questo noi tutti, secondo me, abbiamo sceso al compromesso, cerca il progresso, non la perfezione. Perché l'utopia non si arriva mai all'utopia e forse l'innovazione si blocca istantaneamente se cerchiamo di progettare perfettamente per tutti.
cerchiamo di capire almeno questo, non siamo riusciti a creare questa tecnologia che incarna il valore di la sostenibilità del rifiuto in paese X, dove potrà la batteria potrà andare alla fine. Ma abbiamo almeno, diciamo, integrato un valore che è più sicuro per potenziali bambini che forse lo useranno. Non penso che nessuno di noi, né l'ingegnere migliore, riuscirà a integrare tutti i valori importanti, perché abbiamo tanti valori che sono veramente importanti e non tutti valgono per tutte le tecnologie, come abbiamo già detto. E per questo ci troviamo spesso, se non sempre, in una situazione di sovraccarico morale, in cui dobbiamo prendere una scelta e fare una gerarchia. Proprio nel design, l'architettura ci permette solo X di essere integrato e basta. E se no, la scelta è non farlo proprio, non fare niente proprio. Allora, alla fine dobbiamo prendere una scelta, una decisione. È solo che come facciamo questa gerarchia? Diventa una cosa pragmatica alla fine, particolarmente per gli ingegneri, perché loro saranno vincolati di va bene, non posso fare tutto, faccio questi e basta. No? Cosa spero che io riesco di progettarlo in tal modo che un ingegnere nel futuro riuscirà di risolverlo. Guarda, io tendo di usare sempre esempi di bassa tecnologia perché facile. Le cattedrali d'Europa, come per esempio il Duomo di Firenze, chi ha progettato quello sapeva che non riusciva mai di vivere abbastanza per vederlo completato, mai. Ma l'ha progettato lo stesso con la speranza che qualche generazione nel futuro poteva trovare un modo per costruire proprio il tetto che a quel tempo, quando è stato progettato, ha detto fisicamente impossibile. Ma hanno iniziato lo stesso sperando che una generazione nel futuro poteva farlo, ma hanno dato l'impalcatura per loro. Noi dobbiamo cercare di assumere la responsabilità di creare un'impalcatura che non vincola troppo, che lascia un po' aperto alle persone che spero che sono più furbi di noi di trovare qualche modo. Non so se è una risposta, ma non so più di questo. Senti Steven, ti volevo chiedere una cosa anche abbastanza legata a quello che ti ha chiesto Cristina, perché mi chiedo da tutta la tua esposizione qual è il ruolo del filosofo morale in questo processo del value sensitive design, perché sentendoti un po' parlare ho capito che a te piace, diciamo, il paradigma deontologico, no, della filosofia morale, perché mi hai detto che ci sono dei valori che per te sono, insomma, sempre buoni e altri che sono sempre cattivi. Però il ruolo non è importante. No, però io, per esempio, io sono invece molto più a favore del paradigma utilitarista, no? Per via degli studi che ho fatto con Maurizio Mori, che sicuramente tu conosci, soprattutto sull'eutanasia. Quindi, allora, io penso che il bene si possa calcolare, no? In qualche modo. Cioè, tu puoi fare dei calcoli dicendo... Posso anche fare una cosa che prima face è male, però se, diciamo, il bene che emette nel mondo è superiore al male che io faccio, va bene, no? Quindi, per esempio, io sul dilemma del carrello, se so che fra i cinque che potrei uccidere c'è Hitler, per dire, uccido i cinque invece di uccidere la persona sola, perché penso che uccidere Hitler prima facie è male, però poi se fai il calcolo di quanto bene metti nel mondo, uccidi. Allora, nell'Avengers tu sarebbe Thanos. Io sarei Thanos, sì. E spesso lo dico anche ai miei studenti, sì, nei miei corsi, quindi è risaputo. Per cui, ecco, ti volevo chiedere, arriva un filosofo morale che va dagli ingegneri e gli dice: sentite, facciamo un metodo di value sensitive design per aiutarvi a capire che cosa è bene e che cosa è male. Ma glielo spiega il filosofo morale qual è la differenza fra l'utilitarismo e... Io lo faccio, se tu stai chiedendo se gli altri lo fanno, non so. Ti chiedo se questa cosa qui è inserita nel metodo del value sensitive design, perché se non è inserita nel metodo è un grande problema, perché
Per esempio, secondo me, addirittura i valori sono a volte valori di una certa classe sociale e a volte di un'altra. Quindi cioè, magari c'è qualcuno a cui sembra un grande bene vendere le macchine al litio, per dire, o addirittura si fa una legge che dice che dal 2035 non si possono più produrre macchine col motore a scoppio, e qualcun altro che invece pensa che il motore a scoppio è una buona cosa perché le macchine costano di meno, così almeno puoi avere la macchina, ti puoi spostare, eccetera, eccetera. E magari lui dice, continuiamo a produrre i motori a scoppio, ma usiamo il carburante vegetale, no? Per dire. Quindi ci sono addirittura dei soggetti, degli stakeholders, come li hai chiamati tu, che possono avere dei valori contrastanti, mm-hmm. E uno, se è un utilitarista, dice, calcoliamo, mettiamoci a contare se aggiunge più bene al mondo il tuo valore allora, o il mio. Se effettivamente, un ontologo, no, allora ti voglio chiedere. Effettivamente, value sense design funziona in un modo di utilità, effettivamente. Quanto tutti gli strumenti nel value sense of design, più o meno, altro che in visioning cards, che tende di... sì, c'è il calcolo dell'utilità anche su alcune delle carte. Quell'istrumento lì tende di prendere un po' più ispirazione di virtue ethics, etica del virtù, in visioning cards. Ma in generale, quasi tutti gli strumenti ti portano a fare un tipo di calcolo, anche sulle gerarchie dei valori, perché, parliamoci chiaro, è un po' più facile per un ingegnere di calcolare. Allora, c'è l'ideale, che forse sarebbe un'altra teoria morale per orientare dei vari strumenti, ma effettivamente non vedo niente di deontologia dentro value sense design, né etica del virtù, che è molto difficile anche concepire di mettere in pratica in un modo molto chiaro, quello di etica dell'utilità è più facile di integrare nei vari approcci. Allora, se mi stai chiedendo che fanno i filosofi, fanno niente, che fanno quelli che adottano value sense design o che lo promuovono, o effettivamente è quello. Nient'altro. Allora, è quello. Sì. In effetti non c'è un altro modo di spiegarlo, né di antologia assolutamente, né etica delle virtù. Anche ci sono un po' di elementi di etica delle virtù nei envisioning cards, ma alla fine devi fare un calcolo. C'è qualcuno che vuole fare? Sì, vedevo no, che lei... su questa questione. Sì, stavo guardando. No, nel senso che quindi alla fine è una questione di consenso. Consenso di chi? Consenso di quelli che partecipano al design. Immagino di sì. Alla fine qualcuno deve prendere una decisione. No, certo. Perché cioè, la questione, no, dicevo adesso, il dibattito può allargare molto, no? Nel senso che anch'io uso i miei studenti di prima del carrello per porre la questione, tutti ovviamente funzionano così, che dicono il primo sì, il secondo no, perché siamo più o meno, diciamo la maggior parte. C'è no? Quello molto freddo che dice no, lo spingo lo stesso. Sì, sì, però lì forse c'è un problema di mancanza di empatia dal punto di vista anche di altri aspetti, no? Perché quando c'è immergersi in situazione, fare un'azione positiva comporta un contatto fisico e una... cioè c'è un problema forse di altro tipo di poi. Va bene, però adesso senza entrare nel merito di quello, ma anche tutto il discorso che c'è stato poi stranoso della moral machine, no? A partire dal dilemma del carrello, con tutte le analisi fatte dal NIT, va bene. Però alla fine cosa veniva fuori? Veniva fuori che c'erano delle differenze culturali. C'erano delle differenze culturali perché se io sono occidentale salvo il bambino, se magari sono orientale salvo l'anziano, no? Perché c'è un aspetto dove il valore non è, questo è un po' una critica di questo discorso, cioè non è totalmente calcolabile, perché anche il calcolo è una rappresentazione culturale. Cioè io calcolo e do un punteggio a un valore a partire da quella che è la mia cultura, la mia visione. E quindi puoi calcolare le culture.
posso calcolare culture, lo posso stabilire che una vale di più, l'altra vale di meno, o che in base a cosa? Un criterio puramente di maggioranza, perché se è puramente di maggioranza, e allora vuol dire che una cultura che è minoritaria ha meno diritto di essere, cioè i valori di essere, diciamo così, presenti, cioè ha una serie di problematiche che non sono solo filosofiche, ma sono proprio sociali anche, no? Perché poi da un certo punto di vista pone un problema sociale, perché allora se poi con le tecnologie globalizzate questo lo estendiamo largamente, che lo rende molto più complesso, lo rende ancora molto più complesso il problema, perché adesso tornando al nostro amico smartphone, cioè non è che io disegno lo smartphone per gli uiguri che rappresenti bene i loro valori culturali e quindi li costruisco lo strumento per loro, lo faccio per gli europei, lo faccio per gli africani, lo faccio per, insomma, no. Quindi da questo punto di vista il tema si complica, nel senso che dal punto di vista poi del prendere la decisione, o io ho una, ritorniamo al problema di prima che qualcuno ha citato, ho un'autorità sovraordinata che in qualche modo diventa regolativa nei confronti di quelli che possono essere dei conflitti di valore, oppure il rischio che, immaginando, perché a me sembra, no, del ragionamento che si faceva prima, un pessimismo cosmico insieme a un ottimismo pratico, cioè queste robe vanno male, fanno un sacco di casini, sono ormai, non usciremo dal capitalismo a sorveglianza, ma ci stiamo dentro, non usciremo mai. Però possiamo avere un ottimismo pratico sulle piccole cose, perché lavorando con gruppi di ingegneri, ricercatori, eccetera, possiamo darci un orizzonte valoriale condiviso che informa le tecnologie che noi mettiamo sul mercato. Bene, sono d'accordo in parte, ma il tema rimane poi. Una volta Popper diceva, no, che non è il problema che siano i migliori a governare, ma il problema è di fare delle leggi tali che se un giorno i migliori diventano i peggiori li possiamo rimuovere dall'incarico di governo. Allora, e questo vale anche secondo me per questo discorso, cioè se io ho un gruppo di persone potrebbe anche essere d'accordo nel portare avanti dei valori dove in una logica utilitaristica, per esempio, sovrano il business, sovrano il guadagno di tutti. Ci arricchiamo tutti di più velocemente. Siamo d'accordo? Sì, penso di sì. Bene. E allora, se quello diventa il valore sovrano, di nuovo si pone il problema. Io sono d'accordo con te, anch'io ritengo che ci debbano essere almeno pochissimi, forse, valori che non sono negoziabili. Non tanti. Magari anche solo il tema, quando loro dicevano autonomia, io pensavo a un concetto di libertà, nel senso di meta libertà. Cioè, una delle cose che pare, cioè, dipende dal punto di vista, sia trasversale a tutte le culture, è l'idea che a un certo punto per qualcuno ci sia una condizione non più accettabile. Cioè, in tutte le culture può succedere che l'essere umano dica: questa roba non è più tollerabile, la devo cambiare. Come una sorta di meta libertà di ritenere non più sopportabile una condizione. Questo forse è presente dappertutto. E quindi la volontà poi conseguente di cambiare quella condizione. Allora, questo è un esempio, ma magari ce ne sono altri, ma ripeto, pochissimi. Forse la gerarchia di valori ha senso che ci sia anche in un contesto dove il consenso gioca una parte, come dire, forte o no? Allora, si torna sempre a dipende su che tecnologia stiamo parlando. La gerarchia dei valori si fa sempre, perché sei costretto a farlo, quando stiamo parlando di più di un valore, normalmente, più che no, ci troviamo in una situazione di sovraccarico morale. Allora, in quel senso si è sovraccarico perché ci sono troppi, da quanto il sistema, l'architettura ci permette di integrare. Allora, noi siamo costretti a fare niente o fare qualcosa. Dipende anche, come sempre, questo è un sistema complesso, allora le soluzioni non potranno essere semplici. Io stavo pensando di, con un informatico, progettare un sistema di natural language processing che potrà
trasformare il testo in immagine per fare immagini scientifici. Diciamo, tanti che scrivono dei articoli scientifici si seccano o non sono capaci, come me, a fare delle figure molto dettagliate, ma usando alcune sistemi che esistono già, sì, possiamo sfruttarlo a quel scopo molto specifico. Io non vado a chiedere a mia madre i suoi valori su come vorrà quelle immagini, allora anche ci sono partecipanti, parti interessati specifici a quella tecnologia, è ovvio. Non posso andare a chiedere a tutti gli accademici nel mondo, perché io e il mio amico siamo in due e ho zero risorse, allora sono limitato da quello. Un'azienda 50 persone ha delle risorse un po' più, diciamo, ampie, disponibili, e uno come Google a livello globale, ma sempre limitato, non è che vanno a chiedere a tutti il loro parere. Allora dipende anche su questo. Allora, che cosa significa il consenso? Allora io vado a chiedere a Palazzo Nuovo, al Politecnico, se no devo prendere la macchina e andare a Bologna a chiedere a loro, o magari usare un'altra tecnologia come questo a chiedere a alcuni colleghi nella Cina, che loro sono molto forti nell'ambito della scienza formale, e chiedo a loro anche loro che cosa ci servono. Forse alcune loro scritture non si traduce bene con ChatGPT e dobbiamo usare un'altra tecnologia in sintesi con quella cosa lì per trasformare il loro testo in immagine. Allora già posso adesso immaginare come posso risolvere alcune problematiche, ma io non sono deluso dal fatto che non riesco a creare un sistema perfetto adatto per tutti gli accademici nel mondo. Forse su Skype riesco a chiedere uno di ogni paese nell'elenco di 10 che produce la maggior parte delle pubblicazioni scientifici. E dopo, quando io faccio un elenco, che cosa vorresti in questa cosa qua, che cosa non volete in questo sistema qua, e cerco di creare una gerarchia. Ci sono degli strumenti come uso dei Invision Cards, almeno per pensare oltre, diciamo, che servers stanno usando, questo è sostenibile nel futuro? Che sistema hai bisogno di usare? Puoi usare con un laptop normale, hai bisogno di un Mac, hai bisogno di un supercomputer, devi andare nel tuo ateneo per usarlo, quello limita le cose. Io voglio che sia più accessibile a un accademico come me, che non ha dei risorsi o del supporto istituzionale per pagare. Allora forse lo faccio open access per i miei colleghi. Allora io sono costretto o vincolato a integrare alcuni valori, ma non tutti. Un'azienda più grande riesce a fare di più, e lo possono chiedere di più, fanno, e avranno gerarchie diverse per lo stesso sistema. Se lo faccio io, lo faccio Google, arriviamo a conclusioni di risultati molto diversi. Allora, consenso significa che cosa? Dipende chi chiede. Allora, io chiedo un tot di persone e io cerco di integrare quello che posso. Google potrà fare di più, ma non è sempre limitato. Allora, per questo dico sempre che il progresso non la perfezione. Allora, consenso dipende, alla fine qualcuno deve prendere una decisione. Sì, e sarà la progettista che prende le decisioni, o il gruppo di progettisti, o progettisti con il loro supervisore, con gli executives, che hanno valori diversi da quello dei managers, da quelli dei informatici stessi in questa situazione. Cioè. E allora, consenso dipende su che azienda, che gruppo di persone di cui stiamo parlando. Io e il mio amico informatico non siamo né azienda né un gruppo, siamo due persone. Allora, consenso tra noi due. Noi due prendiamo la decisione basata su parere quello che abbiamo cercato di estrarre dai parti interessati. Ma abbiamo chiesto ai parti interessati, perché almeno ho messo in funzione un approccio che almeno mi aiuta a cercare che cosa è importante per quelle persone. Se no posso farlo solo io, e dopo sarà un sistema molto limitato. Molto limitato. Perché sarà fatto bespoke, su misura per le mie esigenze, le mie esigenze sole. Sarà un sistema per me, ma non per gli altri accademici. D'accordo, dicevo solo che ha un sistema utile, ma debole. Sì, debole dal punto di vista flessibile, ma sì. È per questo, se è troppo rigido si rompe facilmente.
è debole nel senso perché è flessibile. Guarda, c'è un metodo, è etnografia. Sì. Questo è uno dei metodi, etnografia. Allora, costa di più, ovviamente, perché costa risorse umane. Allora, mandiamo un filosofo, antropologo, che si va nell'azienda stessa o va a guardare le potenziali utenti. Che cosa effettivamente valgono? Per loro che cosa valgono effettivamente? Perché possiamo usare delle interviste in primis, semi-strutturati, per capire che cosa è importante per loro. Ma tante volte quello che persone dicono e quello che le persone fanno sono molto diverse. E abbiamo preso, adottato dall'antropologia, etnografie, quelle digitali o quello in persona, per andare a vedere che fanno le persone veramente. Riusciamo a progettare questa tecnologia che verrà usata da questo popolo in modo che si adatta più facilmente o si facilita la dotazione in qualche modo come loro vivono veramente, non solo quello che loro dicono, che tante volte non è molto coerente. Allora, ci sono degli strumenti. Io non sono capace, per esempio, a fare l'etnografia, non ho quelle competenze. Allora, se io vado in un'azienda, ti sono stato chiesto in passato, che cosa possiamo fare per questa tecnologia? Ho detto, sinceramente, noi dobbiamo assumere un antropologo che è capace di andare nel quel popolo di utenti per guardare che fanno effettivamente. E quello, ovviamente, costa, almeno se non lo fanno volontariamente, di andare a farlo, normalmente no, ma quello è un modo di farlo, capire che... Allora, ci sono dei metodi, è debole nel senso che non è questo calcolo concreto, ma almeno abbiamo fatto qualcosa, questo è il progresso, verso... è meglio che fare niente, no? O fare niente non esiste mai, stai sempre facendo qualcosa, solo non è cosciente quello che stai facendo. Poi un'ultima domanda, appunto, da chi non conosce il metodo, sì, ha un po' di gamification, no? Questa, sì, cosa, è questo, no? È difficile allora, perché non c'è un metodo di usare, sì, le carte. Ah, sono solo... Ci sono queste carte, dopo, non so come si dice, un hourglass, cosa per la sabbia. Sì, sì, a 3 minuti e basta. Allora, lo dai alle persone usando come... usatelo come volete. Allora, io per esempio, quando faccio con i miei studenti, io li faccio trovare uno di quelle carte attaccato sotto la loro postazione lì, e loro non sanno, dopo metto un scenario, una scena sullo schermo, una ipotetica tecnologia, una che non esiste, ma... E dico, sotto vostra sedia c'è questa carta, io voglio che me lo fate per questo. Okay. Dopo dico, scambiate quello accanto. Tante volte metto 3 persone a un tavolo, dico, scegli 5, mm-hmm, e allora io li lascio fare, e dopo ci sono anche modi di intervistarli dopo, mm-hmm, cosa ne pensi di queste cose qua, tra il vostro gruppo avete avuto pareri diversi, c'è la stessa carta, allora non c'è un metodo con le carte sono quelli, ogni persona, ogni gruppo, ogni azienda, come loro... Vedo, per questo è facile di adottare, perché non è che io vado in un'azienda e questo sono e devi farlo così. Io dico no, puoi prendere uno al giorno, puoi prendere 10 al giorno, puoi scambiarlo tra di voi, andate ai vostri supervisori a dare uno a lui. Io normalmente vado ai gestori, perché invece ai ingegneri stessi, perché è più facile che loro riescono di venderlo come idea ai loro capi e dopo implementarlo ai loro dipendenti. Meglio di andare a quello in mezzo invece di quello più basso, quello più alto dice quanto costa? No, io vado al gestore in mezzo, il supervisore, a cercare di insegnarlo come venderlo a entrambe e come implementarlo. Ho detto, sei assolutamente libero e devi essere molto creativo. Su quel sito stesso ti dà esempi di esercizi che si può fare, ma non sono esclusivi né esaustivi, sono aperti. Ancora un'ultima domanda, Steven, abbiamo ancora un quarto d'ora. Ti volevo chiedere cosa ne pensi di quegli ragionamenti che adesso si fanno molto nel mondo del digitale, sullo stile Kate Crawford, Atlas of AI, cioè di fare il calcolo di quanta energia spreca il digitale, no? Facendo anche poi degli accostamenti roboanti, no? Del tipo
i server che ci sono a Google inquinano come 50 navi petroliere al giorno, no? Perché, no, ragionamenti così, no? Perché appunto in un'ottica deontologica uno dice che è brutto inquinare e quindi dici questa roba qui non funziona. In un'ottica utilitaristica, se uno è veramente onesto, deve però anche calcolare quanti vantaggi, no, ti dà inquinare come 50 petroliere, no, al giorno. Quindi ti permette, che ne so, di calcolare il modo di risparmiare l'energia di una città, no, per dire, perché l'intelligenza artificiale lo può fare. Ti permette di calcolare il modo di inquinare di meno, eccetera, eccetera. Però solitamente questi calcoli non si fanno mai, no? in questo periodo storico. In questo periodo storico è molto facile calcolare quanto inquina una cosa, quanto inquina una tecnologia, nella fattispecie una tecnologia digitale, e non si calcola minimamente invece quanti vantaggi ti dà. E allora tu cosa ne pensi di questo tipo di retorica? Questo tipo di retorica poi finisce nel value sensitive design, oppure... Allora, questo è anche complesso, ma ho un parere. Allora, sul calcolo di inquinamento, noi tendiamo, prima cosa, come Carlo ha già detto, si scarica normalmente sull'individuo, e normalmente chi promuove questa narrazione sono quelli che hanno il potere. Stranamente, sempre una contraddizione, perché è loro che stanno inquinando e loro stanno promuovendo la narrazione dell'inquinamento, ma dopo lo scaricano sull'individuo di guardare carbon footprint e metterti cazzate. Perché io non sono contro l'uso del petrolio, ma io, allora, perché normalmente si promuove questo discorso nell'Occidente, e principalmente nell'Occidente questo discorso, ma loro vogliono che tutto il mondo segue questa narrazione, anche quelli che non sono sviluppati come il sud globale, che loro non hanno avuto il vantaggio dagli ultimi secoli di svilupparsi usando quelle tecnologie stesse. Come ti permetti a dire che quelli che sono nella povertà assoluta debbano rimanere poveri? E tu come ti permetti a dire una cosa del genere? Perché Che cosa facciamo? Gli diamo l'energia nucleare, andiamo lì a costruire dei impianti? Non penso proprio. Ma noi diciamo non potete bruciare perché inquinate. Io dico, come vi permette che avete il privilegio di sfruttare generazioni dell'uso del petrolio a dire a quelli che non hanno mai avuto quell'opportunità che non potranno usarlo, non potete sviluppare? E quelli che sono sulla soglia della povertà sono quelli che lo sentono in primis, non noi. Certo. Sono quelli che lo sentono, perché alla soglia è vita o morte. Certo. Tu togli anche un minimo di opportunità, ma un minimo, scendono sotto la soglia, istintivamente. Allora noi non possiamo usare queste narrazioni come martello per tutti. Non va bene, perché sono i primi che parlano della povertà, ma con quelli policies saranno i primi di rendere più persone poveri. E quelli che sono che hanno avuto almeno un po' di fortuna di sollevarsi oltre quella soglia, ma sono sempre vulnerabili, saranno i primi di scendere sotto di nuovo quella soglia. Allora è una narrazione, diciamo, io lo considero un tipo di colonizzazione ambientale, diciamo, questa narrazione del green che noi usiamo nell'Occidente di essenzialmente distruggere i paesi che non hanno mai avuto l'opportunità di svilupparsi. Allora no, sono molto contro quella narrazione, perché dipende verso che scopo, cos'è l'obiettivo di questa narrazione. Deve essere sfumato. Come ho detto, noi viviamo in un sistema ipercomplessa, e soluzioni semplici rischiano, sicuramente avranno un impatto molto più negativo che positivo. Per questo non sono per narrazioni di utopie, assolutamente, storicamente non funzionano,
infatti sono molto più dannosi che beneficiali, e allora questo sull'inquinamento tende di essere promosso da poteri e loro avranno il vantaggio di quelle narrazioni, perché faranno in modo che è il popolo che pagherà, non loro, che loro continueranno. Io vi assicurerò che loro bruceranno ogni fino all'ultimo barile d'olio, fino all'ultimo, perché noi abbiamo raddoppiato il nostro uso di petrolio nell'ultimo 2 anni, raddoppiato, non diminuito, raddoppiato. Allora non possiamo andare a dire al popolo non puoi guidare questa macchina in 100%, no, che significa questo? Non puoi dire a persone che non si possono permettere di andare a comprare una Tesla, ma perché non è inquinante, dove? Dove non è inquinante? Qua non è inquinante, allora conviene, e costa molto di più, tu paghi, diciamo, che facciamo con la vecchia macchina? Il rifiuto per toglierlo a pezzi, dove lo mandiamo il rifiuto? Allora questo non possiamo usare narrazione semplice, perché rischiamo di fare molto più danni che bene. Allora io non, quando vedo questa cosa, per me è segnalando il loro virtù e niente d'altro. Questo è di nuovo il ruolo del filosofo morale nel vero sensitive design, no? Nel senso che pure il filosofo morale si deve prendere la responsabilità della filosofia morale che fa seguire a chi partecipa al processo di Belio. Sempre difficile all'inizio, che quando entro nell'aula degli ingegneri e loro mi presentano come filosofo, questa è la reazione dai studenti, normalmente, perché un filosofo è un scadente per in generale, ma alla fine vengono convinti, dicono siamo d'accordo, ma come possiamo fare? Ma all'inizio quello è il barriere per me. Io riesco a convincerli sempre, perché io cerco di usare il loro linguaggio, il loro vocabolario. Non entro subito, parliamo di deontologia, etica del virtù, perché loro si ricordano dal liceo, dai vecchi corsi di filosofia. Io parto di ingegneria e dei casi veri in cui si possono trovare in un possibile futuro per convincerli. Cerco di mettermi nel loro ambiente invece di portarli nel mio. Bene, se non avete altre domande, anche se con 7 minuti di anticipo forse possiamo finire qui, ringraziando Steven, ma anche tutti quelli che sono venuti e sono anche rimasti. No, grazie a voi. Grazie Steven. Grazie.